Buon pomeriggio dal Pala Giorgio Binchi di Teramo. Scatta la seconda fase nel campionato di Serie A1 di pallamano maschile, girone B. Scatta la pool playout. Prima giornata è di fronte a SD Lions Teramo e Terraquiglia Carpi. Subito un incontro molto molto importante. Teramo concluso il quinto posto la stagione regolare, la cosiddetta prima fase. Il Carpi invece al terz'ultimo posto. E tutto questo sarà anche significativo perché c'è una dote di punti che le squadre si portano proprio rispetto alla prima fase in questa seconda fase. Teramo in maglia nera attacca per la prima volta in questa gara dopo il primo attacco fallito dalla formazione cartigiana e l'assist di Diego Rivera per Andrea Di Marcello che va a segnare. Prima rete dell'incontro a firma di Andrea Di Marcello quando è trascorso poco meno di un minuto nel corso di questo primo tempo. Teramo che deve rinunciare a Matteo Di Marcello e Andrea Leodori, quest'ultimo fermo per infortunio. Completano l'organico i giovani del settore giovanile, Marco Alessandrini Biondi e Matteo De Angelis. In attacco la formazione cartigiana, tre ex in questo incontro, uno di questi gioca con il Carpi ed è Vito Paccaro, ora non riesce a controllare. Di Giulio, Riccardo prova ad andare in contropiede, il tiro e gol da parte di Riccardo Di Giulio. 2-0 Teramo, che è partita sicuramente molto bene in questa gara. Prima rete per Riccardo Di Giulio, 2-0 Teramo dopo 1 minuto e 30. Diciamo degli ex, Vito Vaccaro che a Carpi ha giocato, a Teramo ha giocato per 5 stagioni. Ora c'è il primo gol di Carpi con la rete da parte del numero 15, Francesco Ceccarini. Avremo modo di parlare anche di lui. Toppi, il pallone per Pieragostino. Due ex giocano con la maglia del Teramo e sono Paolo Toppi che a Carpi ha giocato l'anno passato e Pierluigi Di Marcello che invece a Carpi, difendendo la porta della squadra modenese, è stato della stagione, mentre ora c'è il gol di De Oliveira, 3-1. Luigi Di Marcello a Carpi ha giocato una stagione 2014-2015 conquistando anche una Supercoppa italiana, si segna tanto ma segna anche il numero 7 Luca Kovacevic. Punteggio 3-2, 2 minuti e 30 trascorsi. Andiamo al discorso degli ex perché Vito Paccaro ha giocato a Teramo dal 2009-2010 al 2013-2014, come detto in precedenza ben 5 le stagioni per lui con la maglia teramana. Infatti adesso è una cambia di colore perché il Carpi è sempre bianco-rosso, ma ha cambiato sicuramente piazza. Carpi che fino all'anno scorso giocava per il playoff scudetto, quest'anno è una stagione un po' nata male, ora si ritrova a giocare a full playout. Da infatti stagione regolare abbiamo detto concluso al settimo posto, migliorando un po' le cose nel corso della stagione, per diverse giornate era a quota zero. Cartellino giallo ora per il numero 29, il capitano Beltrami. Prima decisione dei due arbitri che sono Michele Amendolaggine di Modugno in provincia di Bari e Pier Girolamo Potenza di Conversano, provincia anche lui di Bari. Tiro di rigore per la Lions Teramo con Riccardo Di Giulio contro il portiere del Carpi. Il tiro e il gol da parte di Riccardo Di Giulio, difesa dei pali c'è Thomas Turini. Per Riccardo Di Giulio arriva la seconda rete personale, 4-2 il punteggio. Trascorsi i primi 4 minuti nel corso del primo tempo, una gara importante perché Teramo in questa full playout vuole confermare il primato in classifica. Dicevamo che rispetto alla prima fase c'è una dote di punti che le squadre sono portate in questa seconda fase. Teramo a 10 punti, 8 punti per il Tavarnelle, 6 per il Romagna, 4 per il 6 per il Carpi, 4 per il Modena e 2 per il Romagna. Cartellino giallo per Toppi, c'è stata la rete da parte del numero 29 Beltrami, prima rete personale. Il primo momento dell'incontro anche in casa Teramo, 4-3 punteggio. Sono 5 giornate di fatto questa seconda fase con playout e poi ci saranno altre fasi dove Teramo dovrà guadagnarsi la salvezza, che di fatto altro non è che la permanenza nella serie unica per il prossimo anno. C'è la rete ora di De Oliveira, un po' fortunosa col pallone che ha colpito prima il palo, poi
ha incrociato sul corpo del portiere, è terminata in rete. Comunque c'è la rete importante di Olivera. Ora l'attacco fallito da Carti con Riccardo Giulio che recupera il pallone. Andrea Di Marcello, la parata da parte di Turini. Si gioca a ritmo serrato in questo inizio. Per De Olivera si è trattato del secondo gol, poi c'è stato un attacco fallito in attacco dalla formazione del Carpi. De Olivera. De Olivera seguendo la stazione, poi c'è stato di fatto probabilmente problema cromatico, mentre c'è la terza rete da parte di Riccardo Di Giulio con De Olivera che si è confuso prima perché l'allenatore del Carpi, Samir Nagirevic, ha la tuta nera e si confonde con la maglia del Teramo. Ha segnalato questa cosa all'arbitro che infatti non ha preso decisioni. Comunque fallito un attacco da Carpi, si resta sul 6-3 più 3 per la formazione teramana. De Olivera, pallone per Andrea Di Marcello. De Olivera che prova a entrare, c'è Barbuti in ala. De Olivera gli ruba il pallone. Vito Vaccaro che va in contropiede, il pallone per Capitan Beltrami. Tiro il gol da parte di Beltrami. Quarto gol per Carpi, secondo personale per Beltrami. Il punteggio di 6-4. Fallo su Toppi, cartellino giallo per Vaccaro. Toppi, il pallone per De Olivera, poi Pieragostino, la parata da parte di Turini. Poi fischiato in attacco al Carpi, guardiamo Mendolaggine e Potenza sono gli arbitri, di fatto di Bari, da Modugno, provincia di Bari, l'altro da Conversano, sempre provincia di Bari. Pieragostino, pallone per Toppi. De Olivera, Toppi, Pieragostino, Di Marcello, De Olivera, Toppi, tiro, la rete da parte di Toppi, prima rete personale di Toppi, ma eravamo già ad 8 minuti davvero molto molto importanti, 7-4 più 3 ancora per la immagine di Marcello Fonti che ha messo comunque decisamente il piede sull'acceleratore, ha avuto un ottimo approccio a questo incontro. Beltrami, il pallone per Chere. Poi Kovacevic, fallo sul giocatore del Carpi e cartellino giallo per Davide Barbuti, sono due per parte gli ammoniti in questo inizio di gara. Fallo era sul numero 15, ovvero Francesco Ceccarini. Diciamo che Carpi ha avvicendato in panchina prima l'allenatore era inizialmente Nezirevic, poi è passato a Ilic proprio dopo la sconfitta della gara di andata, poi è tornato Nezirevic che adesso siede attualmente sulla panchina carpigiana, e anche nell'organico sono stati cambiamenti perché l'ala pivetta talentuosa della seconda classifica marcatori è passata al Conversano e al Carpi è arrivato dalla Valentina Ferrara Benevento Francesco Ceccarini, giocatore sicuramente molto importante. Alla destra nel 94 era ha iniziato la stagione col Valentina Ferrara Benevento nel cuore del Genoa C, e ora si trova a Carpi da il mese di novembre. La parata intanto di Alessio Collevecchio, grande intervento da parte del numero 16 biancorosso quando ci avviciniamo al decimo di questo primo tempo, dunque la prima parte di questa prima frazione. 7-4 a favore della Lions Teramo sulla Terraquilla Carpi. Toppi, entra il tiro con una deviazione
arriva la seconda rete da parte di Paolo Toppi, altro ex dell'incontro, 8-4. Proprio quando scocca il decimo minuto di questo primo tempo, più 4 per la formazione biancorossa di Teramo, 8-4. Baccaro dentro Kovacevic, fallo ai danni del giocatore Beltrami di Carpi, c'è tiro di rigore per il Terraquilia. Cambio in porta per Regine Marcello al posto di Alessio Collevecchio. Una mossa che fanno abitualmente, fa abitualmente il tecnico Marcello Fonti. Baccaro. Tiro di Baccaro e gol. Il primo gol dell'ex Vito Baccaro. 8-5, sono di 10 minuti e 30 nel corso del primo tempo. Riceve Toppi di D'Agostino. Toppi ancora De Oliveira. De Oliveira. Pieragostino, l'ingresso e la rete da parte di Roberto Pieragostino, che con 85 reti è il miglior realizzatore della formazione biancorossa dopo la prima fase. Palla persa in attacco da Carpi, va in contropiede Teramo con Toppi, il tiro, il gol da parte di Paolo Toppi. Terza rete personale, 10-5 il punteggio. Trascorsi 12 minuti e 30 nel corso del primo tempo, inevitabile, vi diciamo noi, time out richiesto da Sanni Ormezzini, che c'è l'allenatore di Carpi, con il Teramo che sta provando a scappare. 10-5 a 18 e 25 dalla conclusione del primo tempo, con Fabio Fedeli che vi inquadra proprio il tabellone luminoso del Pala Giorgio Binchi, che testimonia il più 5 per la compagine allenata da Marcello Fonti, oggi in maglia nera, e questo è il time out con Marcello Fonti che dà le proprie indicazioni, che si sembra essere soddisfatto di questo inizio del Teramo, che sta giocando veramente una buonissima gara, ha avuto sicuramente un ottimo approccio. Teramo già in campo, non a caso Carpi invece utilizza il minuto di sospensione fino in fondo. Il tecnico Salmi Menzileci, che più che altro cerca di scuotere i suoi, che da un punto di vista tecnico il giocatore di Sono Kovacevic è stato uno dei migliori marcatori della prima fase, al sesto posto concluso nell'intera Serie A con 113 reti. Torna in campo col fallo subito da Kere. Pallone controllato da Ceccarini. Seconda fase, per un playoff si giocheranno gare di sola andata. Sono 5 giornate che si concluderanno il 24 marzo prossimo. Le prime 3 accederanno a un'altra fase, la pool permanenza, le altre restano, le altre 2 retrocederanno già in Serie 2, ma prima di scrivere la prova fine sarà ancora tanto tempo. C'è intanto arrivata la rete di Kere per il 10-6, meno 4 Carpi. Pieragostino. Oggi non c'è il nostro Marco De Federicis, che ovviamente salutiamo, tornerà nelle prossime occasioni con la Lions qui alla Pala Giorgio Binchi. De Oliveira, tiro di De Oliveira, la rete da parte di De Oliveira da Silva. Terza rete personale per De Oliveira da Silva, 11-6 il punteggio. Scusa,
Carpi ancora in attacco con Kovacevic, Kere, pallone per Vaccaro all'ala. Kere non ha un controllo di palla perfetto, anzi la perde proprio. Può scattare il contropiede di Teramano con Barbuti che ha ricevuto da Pieragostino. Prova a accelerare i tempi, Toppi. Fallo subito da Vaccaro, dunque si resta in zona attacco per la Lions Teramo. 11-6 il punteggio, 16-10 da giocare per chiudere il primo tempo. Persa l'azione attacco di Teramo, Carpi può tornare in avanti quando siamo quasi a metà di questo primo tempo con Kere che stava sbagliando un altro pallone, lo recupera Ceccarini, c'è il rischio di passivo per la formazione allenata da Samir Nazirevic. Kovacevic dentro il pallone, la conclusione di Beltrami, la parata ancora una volta da parte di Alessio Collevecchio. Ancora un intervento decisivo da parte del numero 16 biancorosso. Pieragostino. Di Giulio, c'è stata l'infrazione commessa da Di Giulio segnalata dall'arbitro di fondo. Per ripartire Carpi, si resta solo 11-6, più di metà primo tempo, andato via. Ancora Alessio Collevecchio, tentativo dall'ala, doppio, straordinario intervento da parte di Alessio Collevecchio, doppio, straordinario intervento che fa felice la squadra, meno il tecnico Marcello Fonti che ha urlato qualcosa ai suoi perché hanno permesso un doppio tiro, una doppia conclusione a quelli del Carpi, ma ci ha pensato Alessio Collevecchio, doppio straordinario intervento sull'11-6 al sedicesimo di questo primo tempo. Dentro Gian Pietro in luogo di Toppi nella Lions Teramo. Pieragostino, De Oliveira, Pieragostino, la parata da parte di Turini che prova a rispondere al collega Collevecchio che però per adesso sta vincendo per distacco la sfida tra i due portieri. Quattro interventi superi da parte di Alessio Collevecchio. Su Kovacevic, terzino Luca Kovacevic, la gara vinta da Teramo qui nella stagione regolare, di fatto segnò l'esordio da parte di Kovacevic che non è arrivato all'inizio della stagione ma qualche settimana dopo, proprio per quello che dicevamo all'inizio di telecronaca, con Carpi che all'inizio ha avuto dei problemi ma pian piano ha migliorato l'organico. Gol da parte del Carpi a 12:30 dalla conclusione, sull'11-7 il punteggio. Gianpietro, Pieragostino, ancora Gianpietro, dopo l'incursione Gianpietro, il tiro, la parata di Turini, si resta in zona attacco perché la rimessa di Teramo. Oliveira, Gianpietro, scivola Andrea Di Marcello ma dopo aver subito una spinta se ne accorgono i due arbitri e fischiano subito. Il fallo è del numero 2 Malagola, il vice capitano.
prima di riprendere si deve asciugare il parquet, il punto dove Andrea Di Marcello è scivolato dopo la spinta subita. Di Marcello, fallo di Vaccaro su Giampietro, questo è attacco Teramo di Oliveira, fallo su De Oliveira, 11:20 per chiudere il primo tempo, scorrono i secondi, resta in zona attacco la formazione teramana di Marcello Fonti, con Andrea Di Marcello che tocca dietro per De Oliveira da Silva che si alza e trova la rete. La quarta rete personale, il 12-7 al 19° di questo primo tempo. Poi fallo ai danni di Kovacevic, tiro di rigore per Carpi. Il tiro di rigore, il gol da parte di Vito Vaccaro, seconda rete personale sempre sui tramite tiro di rigore, e stanno per andare via anche, sta per andare via anche il minuto 20 di questo primo tempo, e mancano 10 per chiudere la prima frazione sul 12-8 a favore della Lions Teramo sul Terra Aquila Carpi in questa prima giornata della seconda fase pool playout del campionato di Serie 1 di pallamano maschile girone B. La seconda fase che è solo l'antipasto di quello che dovrà avvenire in seguito, ma intanto Teramo deve vincere per confermare il primo posto e pensare alla terza fase, la pool permanenza. Adesso la rete è arrivata da parte di Roberto Pieragostino, seconda rete personale, 13-8. C'è il cambio in porta per la formazione del Carpi, fuori Thomas Turini, dentro col numero 12 Paolo De Giovanni. Kovacevic, Ceccarini, fallo su Ceccarini, cartellino giallo per Andrea Di Marcello. Ceccarini, Kovacevic, fallo su Kovacevic, tiro di rigore. Kovacevic aveva già tirato, poi l'arbitro ha fischiato in seguito il tiro di rigore. Ancora Vaccaro contro Alessio Collevecchio. Il gol di Vaccaro col pallonetto. Terza rete personale per Vito Vaccaro. Tre reti sul rigore. Barbuti, il pallone per Pieragostino. Toppi, pallone per De Oliveira. Di Marcello. Toppi. La rete da parte di Paolo Toppi che pur strattonato riesce a trovare l'angolino basso alla sinistra di De Giovanni. 13-9, tornano 4 reti di vantaggio di Teramo, ma soprattutto 4 reti ad opera di Toppi. E 14-9 il punteggio, non 13. Stavamo facendo un rapido conto, ma è il 14° gol, quello di Toppi. Il quarto personale, Teramo di nuovo più 5 a 7:30 dalla conclusione del primo tempo. Il tiro ora, il gol da parte di Kovacevic. Seconda rete personale per Kovacevic, 14-10 il punteggio.
Fallo a resta in zona attacco la Lions Teramo. Pieragostino. Fallo su Pieragostino. Toppi prova ancora. Questione in aria. C'è il fallo su Toppi, ma c'è anche il rischio passivo. Deve accelerare la conclusione. Pieragostino si libera un giocatore, poi subisce il fallo da parte di Malagola. Di Oliveira prova a alzarsi, ma poi c'è l'infrazione da parte di Oliveira. Partito con propriede Carpi con Malagola dentro la conclusione di Ceccarini, la parata di Collevecchio, poi Andrea Di Marcello recupera Barbuti, il gol di Barbuti, prima rete personale per Barbuti, 15-10 il punteggio. Due minuti per Andrea Di Marcello ora. È il primo escluso della gara per due minuti, Ferrutano America dunque per terra, tiro di rigore per Carpi, un cambio in porta per Luigi Marcello per Alessio Collevecchio. Poi Barbuti non è riuscito a tenere il campo il pallone secondo gli arbitri, anche se l'intervento sembrava al limite della linea, della linea laterale. Gli ultimi 5 minuti e mezzo comunque di questo primo tempo. ...15-10 il punteggio, 5-10 dalla conclusione del primo tempo. La conclusione di Kovacevic, la parata ancora di Pierluigi Marcello che dopo tre tiri di rigore è riuscito a neutralizzare il tiro da parte di Vito Vaccaro. Bell'intervento da parte di Pierluigi Di Marcello che è riuscito a neutralizzare il tiro di rigore di Vito Vaccaro che finora aveva segnato 3 rigori su 3. 15-10, di nuovo più 5, però c'è l'occasione per Teramo che è in attacco. Incrementare il vantaggio magari portandosi sul più 6 di Giulio, pallone per Toppi di Oliveira perché il varco poi di Toppi, fallo non ravvisato dall'ala Barbuti, seconda rete personale e 16-10 al 26esimo con Barbuti. 6 reti di vantaggio Teramo. Ceccarini, pallone per Kovacevic, dentro per tiro il gol da parte di Beltrami, 2 minuti anche per Toppi. Terza rete personale per Beltrami, 2 minuti per Toppi. E doppia inferiorità numerica Teramo, Andrea Di Marcello è pronto a tornare, 7 secondi per far tornare il capitano Andrea Di Marcello. Teramo resta in inferiorità numerica, ma Andrea Di Marcello quantomeno è tornato, dunque in doppia inferiorità si è giocato solamente per spazi di 5-6 secondi, poi fallo su De Oliveira dall'altra parte e time out richiesto dalla panchina di Teramo Marcello Fonti che vuole parlare alla sua squadra, intanto perché stiamo andando male, per spezzare un po' il ritmo della gara, tutto perché Teramo deve affrontare 2 minuti di inferiorità numerica e fuori Toppi, ed è avanti 16-11 nel corso di questo primo tempo a 3.35 appunto dalla conclusione della prima frazione. Cambia qualcosa Marcello Fonti per questo finale di primo tempo, dando indicazione ai due giocatori, in particolare a Roberto Pieragostino e Andrea Di Marcello,
la squadra che è già in campo per affrontare questi ultimi 215 secondi che ci separano prima del riposo. Ma rientra in campo anche la Carpi. Pallone per Andrea Di Marcello. D'Agostino si accentra, pallone per Di Oliveira. La marcatura serrata da parte di Vito Vaccaro su Di Oliveira. Di Giulio prova dall'ala, il tiro e il gol da parte di Di Giulio con caparbietà. La rete di Riccardo Di Giulio, che l'ha pur marcato da Ceccarini, ma ha trovato la quarta rete personale. I migliori giocatori dell'incontro sono Di Giulio, Coppi e Di Oliveira con 4 reti a testa. E 17-11 Teramo. Ceccarini, pallone per Kovacevic, tira le spinte dal muro difensivo Teramano con De Oliveira. Di Giulio, placcaggio da parte di Chere, lasciano proseguire gli arbitri. Di Giulio che avanza e poi cede il pallone a De Oliveira, quindi Andrea Di Marcello, applausi da parte del pubblico presente sugli spalti del Pala Giorgio Vinti. Un ottimo Teramo in questo primo tempo, davvero c'è grande voglia di fare bene. In certi aspetti una squadra comunque forte al di là delle posizioni in classifica. Fallo su Pieragostino, non viene presa alcuna decisione se non il fischio, ma non nessun cartellino né due minuti. Di Marcello fallo su Pieragostino. Quella di Marcello, il pallone per Toppi che è rientrato in campo, finita l'inferiorità numerica per Teramo, si torna a pari numero sul campo Di Giulio, ancora Riccardo Di Giulio per la quinta rete personale, 18-11. A un minuto e mezzo alla fine del primo tempo la rete di Riccardo Di Giulio, la quinta personale, dà il più 7 a Teramo, che ora recupera ancora il pallone in difesa con Andrea Di Marcello, contropiede per Barbuti, terza rete per Barbuti. ...19-11 con la rete di Barbuti, poi tiro di rigore dall'altra parte, fallo su Chere a 50 secondi dalla fine del primo tempo. Un primo tempo davvero fantastico da parte della Lions Teramo, ha giocato una gara ai limiti della perfezione, più 8, 19-11 ai danni delle Carpi, che non è sicuramente l'ultima arrivata, anzi al di là della posizione classifica, ripetiamo, è una squadra costruita comunque per fare bene, ha avuto qualche problema all'inizio stagione, ma che nel corso della stessa ha trovato un equilibrio, si è assestato pur con qualche problema di troppo. Non è la squadra ovviamente che sta lottando per i playoff. Scudetto, ancora Alessio Collevecchio mette la ciliegina sulla torta a questo primo tempo, neutralizzando il rigore di Kovacevic. 30 secondi per chiudere il primo tempo. Pieragostino, Toppi, De Oliveira, Andrea Di Marcello, pallone di De Oliveira, fallo su De Oliveira. Andrea Di Marcello, Pieragostino, ultimi 5 secondi. Di Giulio, il tiro e gol da parte di Giulio. Sesta rete personale al riposo, Teramo più 9, 20-11. Lions Teramo 20, Terre Aquilia Carpi 11. Primo tempo davvero da archiviare, conservare e custodire, perché davvero sono state, i biancorossi hanno offerto una prova sontuosa. A riposo 20 Teramo, 11 Carpi, a risentirci per il secondo tempo.
secondo tempo della gara tra Lions Teramo e Terracchia Carpi, 20-11 dopo il primo tempo, un grandissimo prima frazione giocata dalla formazione di Marcello Fonti, una partita ai limiti della perfezione per il biancorosso oggi in maglia nera con Riccardo Di Giulio, grande provvista con 6 reti, ma anche sono andati a segno anche Toppi e De Rivera con 4 reti, 2 per Agostino, 1 3 di Marcello e 3 di Barbuto, più alle prestazioni sontuose dei due portieri, adesso con le vecchie Pegoici di Marcello. Primo tempo davvero giocato molto 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 bene da i biancorossi contro la squadra che, ribadiamo ancora una volta, si chiama comunque Carpi, ha buoni giocatori nonostante una stagione un po' così. A rete ora Roberto Pieragostino, terza rete personale, 21-11 più 10 della formazione biancorossa. Chere dall'altra parte, tiro fuori, ma c'è il fallo su Chere, tiro di rigore e 2 minuti per Andrea Di Marcello. Seconda esclusione per 2 minuti per Andrea Di Marcello. Cambio in porta per Luigi Di Marcello in luogo di Alessio Correvecchio. Il tiro, il gol da parte di Ceccarini. Sul tiro di rigore dopo l'errore di Baccara è andato Ceccarini con la seconda rete personale, 21-12 il punteggio per Agostini. Pallone per Toppi, poi De Rivera, ancora Toppi per Agostino. De Oliveira, finta la conclusione, poi viene bloccato dall'intervento di Chere. Toppi, fallo su Toppi, Pieragostino, l'ala Barbuti, rischio passivo, braccio alto per uno dei due arbitri. Deve affrettare la conclusione la squadra di Marcello Fonti, Pieragostino, il tiro deviato, arriva debole tra le braccia di Turini, che ha ripreso il posto in porta dopo che la prima frazione aveva vinto De Gennaro in porta. De Giovanni, scusate. Tiro dall'ala da parte di Santilli, ancora la parata da parte di Alessio Collevecchio. Ancora un grande intervento di Alessio Collevecchio. Pieragostino, fallo su Toppi, ancora Toppi per girare palla De Oliveira, il tiro, la parata da parte di Turini per ripartire Carpi con Baccaro, dall'ala prova Santilli, il tiro e il gol da parte di Santilli. Prima rete per l'ala Andrea Santilli, maglia numero 13, 21-13 più 8 Teramo. Guardiamo anche il riferimento numerico per l'esclusione di Andrea Di Marcello, che è ritornato in campo proprio adesso. Toppi, Andrea Di Marcello, Barbuti, pallone per Toppi, grande primo tempo anche da parte sua. A tutti i biancorossi hanno offerto un gran primo tempo e ora c'è il gol da parte di Pieragostino. Quarta rete personale per Roberto Pieragostino, 22-13 il punteggio. Chere, tiro, il gol da parte di Chere. George Moischere, seconda rete personale, 14esima per il Carpi, che è sempre a meno 8. Vediamo che Teramo, soprattutto anche in apertura di secondo tempo, ha avuto 10 reti di vantaggio sul 21-11.
Pietro, il pallone per Andrea Di Marcello, Pieragostino, il pallone dell'Oliveira. Tiro di Oliveira, la rete di Guilherme Oliveira da Silva. Quinta rete personale, 23-14 il punteggio. Kovacevic, il pallone per Ceccarini. Frazione, fallo fischiato a Gianni Di Kerr. Beltrami. Kovacevic. Pallo di Dani Ceccarini, riconquistava palla Gian Pietro, arrivato il fischio arbitrale. Il tiro e il gol ora da parte di Kovacevic. Terza rete personale di Kovacevic, 23-15 il punteggio. In questo secondo tempo il Carpi sembra stare giocando meglio, pur vero che erano abbassati sicuramente i ritmi rispetto al primo tempo. È vero, ha giocato come detto ai limiti della perfezione, e comunque in questo secondo tempo il parziale è di 4-3 per Carpi, quasi in equilibrio, tenendo presente che Teramo sta attaccando, potrebbe trovare il 4-4 che sarebbe il parziale di questo secondo tempo. Il punteggio è saldamente nelle mani biancorosse. Fallo su Andrea Di Marcello, c'è tiro di rigore per la Lazio di Teramo. Sarà Riccardo Di Giulio ad incaricarsi della battuta. Tiro alla rete da parte di Riccardo Di Giulio. Settima rete personale, 24-15. Più 9. Ancora per Teramo. Kovacevic dall'ala per Ceccarini, il tiro e il gol da parte di Francesco Ceccarini, terza rete personale. ...24-16... 7 minuti giocati nel corso del secondo tempo. De Oliveira si alza e arriva la rete da parte di De Oliveira. Sesta rete personale. Poi Gian Pietro è ricaduto male a seguito di un contrasto. ...25-16, di nuovo più 9 con la rete siglata da De Oliveira. Vaccaro, pallone dall'altra parte per Kovacevic. Santilli, Kovacevic dentro il pallone per la rete di Beltrami, che da terra cadendo è riuscito a indirizzare il pallone dove non è potuto arrivare adesso con le vette. Quarta rete personale per il capitan Beltrami. Questo secondo tempo di fatto è un'altalena di punteggio, con Carpi che torna a meno 8, poi Teramo che dall'altra parte torna subito a più 9, e il vantaggio comunque resta saldamente nelle mani della squadra di Marcello Conte. Gian Pietro, il pallone ora per Agostino, ancora Gian Pietro, fallo su di lui da parte di Santilli. 8:30 andati via nel secondo tempo. Fallo su Pieragostino. Rischio passivo per Teramo. Deve affrontare la conclusione, il pallone per De Oliveira, prova a mettere un varco poi dall'ala verso Barbuti. Intervento difensivo da parte di Kovacevic, se non ha visto male Torini non ha tenuto in campo il pallone. Allora tiro d'angolo per Teramo.
Ora c'è un'indecisione addirittura tra i due arbitri, cioè, è una rimessa d'angolo per Teramo con il pallone che alla fine arriva tra le braccia di quelli del Carpi, doveva affrontare con un rischio passivo. Poi dall'altra parte il gol da parte di Beltrami, quinta rete personale, 25-18. D'Agostino. Giulio Dall'ala trova un varco incredibile e Torino è battuto. Gara straordinaria da parte di Riccardo Di Giulio, ottava rete personale, 26-18. Dall'altra parte la rete di Kovacevic. ...26-19 il punteggio in campo Andrea Pierluigi Di Marcello al posto di Alessio Collevecchio. Piero Agostino. Riccardo Di Giulio. Di Oliveira. Barbuti, Di Oliveira. Fallo su Di Oliveira da parte di Barbuti. Pieragostino, Di Giulio, rischio passivo, il tiro e il gol da parte di Riccardo Di Giulio, ancora non a rete personale, 27-19, infrazione di attacco da parte di Carpi. Barbuti si muove verso l'area, fallo su Barbuti, tiro di rigore per Teramo. Accelerati i tempi, Carpi ha fatto fallo in attacco e dall'altra parte subito contropiede Santilli che è andato a stendere Barbuti. Tiro di rigore Teramo, Giampietro alla battuta. Il tiro di Giampietro, il gol. Prima rete personale per Giampietro, 28-19. Di nuovo più 9 a 18-20 dalla conclusione del confronto. Questa prima giornata della full playout. Beltrami. Santilli, il pallone per Chere, poi dall'altra parte trova ancora il Carpi e viene in avanti, il tiro e il gol da parte di Ceccarini. Quarta rete personale per Ceccarini. 28-20 il punteggio, 17-40 da giocare. Su Giampietro, anzi no, fallo di Giampietro che si è messo in frazione, poi dall'altra parte il contropiede con la rete da parte di Santilli, seconda rete personale per Santilli. Di Marcello, Di Oliveira, il pallone per Toppi. Di Oliveira. Piero Agostino, elude l'intervento di Vaccaro, poi Di Oliveira, il tiro. Turini in qualche modo, ma sarà rimessa ancora Teramo. Di Oliveira, Toppi, Di Giulio,
Time out richiesto dalla panchina di Teramo sul 28-21 a 16 minuti esatti dalla conclusione della gara. Da parte di Marcello Fonte nel time out, squadra tornata in campo, 16 minuti da giocare, 28-21 il punteggio, più 7 per la Lions Teramo. Pieragostino. Fallo su De Oliveira. Ora De Oliveira, frazione commessa da De Oliveira, il pallone ora per Baccaro, può ripartire l'azione del Carpi, 15-39, quindi bisogna abbassare la concentrazione, perché comunque Carpi è una squadra che ha giocatori di talento, capaci di far male. Ceccarini, pallone per Kovacevic. Baccaro. Fallo su Baccaro da parte di Toppi. Gioco fermo, si deve asciugare il parquet del Pala Giorgio Pinto. Una vittoria per parte in stagione regolare, la prima fase per il fattore campo rispettato, veramente qui al Pala Giorgio Binchi. Carpi si impose invece a casa propria, il tema ottora richiesto da Samir Nazirovic, allenatore del Carpi. Teramo Carpi finì 25-20 nella quarta giornata di andata il 14 ottobre scorso, quarta di ritorno il 16 dicembre. Carpi si impose 27-26 in terra modenese. Carpi che probabilmente all'inizio, comunque nel primo tempo, ha pagato anche il fatto che non scendeva in campo dal 3 febbraio, vittoria con il Modena 30-26, perché poi nell'ultima giornata della prima fase ha osservato il turno di riposo e il 17 si è stato il campionato fermo per la Coppa Italia disputata a Conversano. Quindi una lunga inattività da parte di Carpi, con Teramo comunque approfittato invece del periodo della sosta, nonostante la delusione magari non tanto per il Pala di Cima, ma per il fatto di essere usciti fuori dalla prima fase della pool playoff. Approfittato per andare in campo, per allenarsi, con mettere benzina nelle gambe proprio in vista di queste fasi molto importanti. Metà secondo tempo è agli archivi, 28-21 il punteggio. Ceccarini, Chere, punteggio di Santilli, recupera Riccardo Di Giulio, gara sontuosa in attacco e in difesa. In attacco sono 9 le reti nel sostegno da Riccardo Di Giulio, ora questo recupero preziosissimo in difesa di Oliveira, è dovuto l'intervento di Baccaro. Pieragostino, pallone per De Oliveira. Gian Pietro. De Oliveira. Sbaglia il passaggio, lo intercetta Baccaro che va in contropiede. Il tiro di Baccaro e il gol da parte di Baccaro. Quarta rete personale, la prima sua azione dopo le tre messe a segno da tiri di rigore. 14 da giocare, 28-22, ora il punteggio è diventato
decisamente più aperto rispetto al 20-11 per esempio, col quale si era chiuso il primo tempo. De Oliveira, pallone per Giampietro, Pieragostino, Di Giulio, Giampietro, De Oliveira, finta il tiro, col pallone per Barbuti, la manovra avvolgente da parte di Teramo, c'è il rischio passivo però, 13:30 da giocare, Giampietro, pallone per capitano Di Marcello, fallo su di lui, c'è ancora il rischio passivo. Giampietro, fallo, spinta da parte di... Vaccaro, anche se due minuti vengono dati al numero 2 Malagola. Annullato il passivo, di fatto con la... il fatto che ci sia l'esclusione per due minuti, quindi Teramo può gestire in attacco senza fretta. A scorrere anche i secondi. Pieragostino. De Oliveira, il tiro alto da parte di De Oliveira. L'urlaccio è stato da parte di Pierluigi Di Marcello. Intero sta un po' passando i ritmi in questo secondo tempo. Corpi prova a approfittare, il margine ancora ampio, 6 reti, ora... Il recupero difensivo sembrava pulito da parte di Andrea Di Marcello, fischio arbitrale, guardiamo le amendolaggine e potenza di Bari. Kovacevic, il tiro, la rete da parte di Kovacevic, 28-23. Pallone per Giampietro, De Oliveira, ricordiamo a carte di inferiorità numerica, De Oliveira dall'ala per Barbuti, dietro per Giampietro, ancora De Oliveira, oggi la palla terra, Giulio prova ingresso in area, la rete da parte di Di Giulio, cifra tonda per Riccardo Di Giulio, 10ª rete personale, 29-23. Rete importantissima da parte di Riccardo Di Giulio che restituisce il più 6 alla formazione biancorossa. Ora ancora il gol da parte di Kovacevic. 6ª rete personale. De Oliveira, Pieragostino, il pallone per Giampietro, fallo su Giampietro, tiro di rigore a favore del Teramo. Giulio, rete numero 11. Undicesima rete personale per Riccardo Di Giulio, 30-24, a 10 dalla fine della gara. Kovacevic, il pallone per Vaccaro. Un recupero da parte di Barbuti e di petto appoggiato a Pierluigi Di Marcello. Si perde l'azione offensiva di Carpi, c'è un'autostrada per Giampietro. Poi prova il a metà strada tra un tiro e un passaggio. La palla alla fine finisce fuori. Può recuperare Carpi, Vaccaro. Il tiro, la parata da parte di Pierluigi Di Marcello.
Fasi ora confusissime del match. Santilli prova a mettere ordine. Ceccarini, il tiro e il gol da parte di Ceccarini. Quinta rete personale di Ceccarini. 30-25, 9 minuti da giocare, 5 reti di vantaggio per terra. Questo secondo tempo ha segnato 10 reti. Il primo tempo era finito 20-11. Toppi. De Oliveira, il pallone per Pieragostino. Fallo su Pieragostino. Pieragostino. De Oliveira, Toppi. Perfetta da parte di Roberto Pieragostino, quinta rete personale. Dall'altra parte il gol da parte di Kovacevic con Pierluigi Marcello, nonostante un estremo tentativo non è riuscito a evitare la rete. Settima personale per Luca Kovacevic. 31-26, restano 5 reti di vantaggio, ma ora manca meno, mancano 7 minuti e 40 per chiudere la gara. Due minuti per Santilli ora. Due minuti per Santilli, 31-26 il punteggio, 7-10 da giocare. Di Giulio perde il pallone, primo errore forse della sua partita. Ricordiamo 11 marcature con Riccardo Di Giulio, delle 31 messe a segno dalla propria squadra. Sorrentino, campo con la maglia numero 20 per Carpi. Vaccaro, Kovacevic. Vaccaro tiro dall'ala con Pierluigi Marcello che anche con l'aiuto del palo riesce a parare, a neutralizzare l'attacco di Vaccaro. Attacco a 5.40 dalla conclusione della gara, 31-26 il punteggio. Pieragostino, Toppi, rischio passivo, braccio alzato per gli arbitri. De Oliveira si destreggia bene, poi conclude male. Paraturini dall'altra parte, però il gol di Barbuti. Quarta rete personale per Barbuti, che mette a sedere anche il portiere. ...32-26... 6 reti di vantaggio però. Campo anche Santilli che ha scontato i due minuti. C'è il gol comunque di Kovacevic, in questo secondo tempo sicuramente sta trovando la via della rete con maggior frequenza. Ottava rete personale, meno di 5 da giocare per chiudere il confronto.
si deve provvedere a sciogliere il parquet nella zona dove in precedenza erano scivolati il difensore di Carpi e il proprio portiere. Barbuti ne ha approfittato per mettere a segno la quarta rete personale. Il pallone per De Oliveira, Pieragostino. Toppi prova l'ingresso, fermato fallosamente, sono i secondi, ora Moristazione attacco, 4 minuti, poco più da giocare. De Oliveira. Infrazione, rete non valida da parte di De Oliveira. Vaccaro dentro il pallone per Beltrami, la rete da parte di Beltrami. 6 marcature personali per il capitano di Carpi, Beltrami. 32-28 il punteggio, 3:50 da giocare. Passati dal più 6 ipotetico con la rete non validata da De Oliveira al più 4, ora 32-28. E 2 minuti anche per il numero 6, Paolo Toppi, seconda esclusione per 2 minuti per lui. Comunque il Feritano America Teramo, Riccardo Di Giulio, tira il gol da parte di Riccardo Di Giulio, questo l'ha inventato. Inventato, gol inventato da parte di Riccardo Di Giulio. 12 reti personali, la parata ora da parte di Pierluigi Di Marcello, poi l'ultimo a toccare Barbuti, rimessa Carpi, ma inventata la rete di Riccardo Di Giulio, che è arrivata a quota 12. In attacco fischiato a Sorrentino, ultimi 2:50 da giocare, 33-28 il punteggio. Di Giulio, Di Marcello. Di Oliveira prova a cercare un barco, poi il pallone per Riccardo Di Giulio, ancora fallo su Riccardo Di Giulio, MVP in assoluto della partita con 12 reti a segno. Di Oliveira, il tiro, il palo da parte di Di Oliveira, poi l'azione sfuma, 2 minuti esatti per chiudere l'incontro, 5 reti di vantaggio Teramo, 33-28, recupero da parte di Barbuti che non riesce a ritenere il laterale, e poi la rete da parte di Kovacevic, ho rimessa istantanea da parte di Carpi, 33-29 il punteggio. Pieragostino, marcatura uomo di Santilli su De Oliveira, 1:29 per chiudere incontro. Barbuti dall'ala, la rete di Barbuti, quinta rete personale, 34-29 il punteggio. Vaccaro dall'altra parte, la rete di Beltrami, settima rete di Beltrami, 34-30. Abbiamo proposto tante reti oggi qui al Palabinchi.
frazione in attacco di Teramo con Beltrami che dall'altra parte sul rilancio direttamente del portiere va a segnare ottava rete personale, 34-31, un punteggio che alla fine sorride Teramo perché mancano 30 secondi, quindi la vittoria, ci sono i due punti per Teramo che inizia bene la pull play-out, ma probabilmente non rende giustizia dopo un primo tempo giocato così bene da parte di Teramo. 35-31, ora la rete da parte di Riccardo Di Giulio che è salito a quota 13. E sono 11 secondi invece da giocare prima della sirena finale. Vaccato dall'ala, la rete, no, il palo da parte di Kovacevic che si era lanciato sul pallone per provare a sorprendere tutti. Poi finisce qui la gara. Vince Teramo 35-31. Inizia benissimo questa pull play out per la formazione biancorossa. 4 reti di vantaggio dopo un primo tempo giocato veramente limite alla perfezione, 20-11. Due punti comunque importanti perché Teramo sale a quota 12 in questa pull play out. Carpi resta a quota 6. Sicuramente è un buon viaggio che ho visto in questa pull play out. Ottima gara, straordinaria da parte di Riccardo Di Giulio, 13 reti personali, 6 per De Oliveira, 5 a testa per Pieragostino e Barbuti, 4 per Toppi, 1 Gian Pietro e Andrea Di Marcello. Questi marcatori di Teramo, a me non resta solo che oltre a ribadire il finale, Allianz Teramo batte per Aquila Carpi 35-31, sarà a quota 12 nella pull play out. Vi dico che sabato prossimo Teramo starà il turno di riposo, mentre il 10 marzo giocherà a Modena, tornerà a giocare in casa sabato 17 marzo affrontando Tavarnello. È tutto per queste telecronache, sugli applausi del pubblico del Paravehicola e della Lions Teramo. Una cordiale buona serata da parte di Matteo Falzone e Fabio Fedeli che ha curato le riprese.